una prospettiva evoluzionistica è molto importante distinguere due termini. Uno è quello di aggressività e di violenza in generale, e questo è un comportamento individuale o collettivo molto diffuso in natura, per le più diverse ragioni, e fa parte dell'ecologia, cioè dell'insieme di relazioni tra gli individui dentro una specie o tra le specie, relazioni che possono essere competitive o cooperative. Altro conto è invece la guerra, che io definirei diversamente come una strategia intenzionale, coordinata, di aggressione di un gruppo contro un altro, e quindi richiede pianificazione, richiede cooperazione sociale, richiede immaginazione e l'uso di strumenti, le armi. Quindi quando diciamo per esempio che le formiche fanno la guerra tra un formicaio e l'altro, oppure che un gruppo di scimpanzé fa la guerra con un altro, è un uso secondo me più metaforico. Quale utilità di questo comportamento? A patto che nell'evoluzione non è detto che tutto debba essere utile, però diciamo questa guerra, come l'abbiamo appena definita, è legata al fatto che quella umana è un'evoluzione sociale legata a piccoli gruppi, cioè noi veniamo da una storia in cui l'individuo appartiene a un gruppo, è solidale all'interno di quel gruppo, ma quel gruppo poi è in conflitto con altri gruppi. Le prove archeologiche sull'evoluzione della guerra parlano abbastanza chiaramente di una cesura netta, prima del Neolitico, dopo il Neolitico, perché lì inizia la domesticazione delle piante e degli animali, la necessità di difendere un territorio, di recintarlo, di espanderlo, e lì in effetti troviamo le prime documentazioni archeologiche di uccisioni, un gruppo che va e uccide uomini, donne e bambini di un altro gruppo. Quello è l'inizio, almeno nella documentazione archeologica, della guerra umana. Queste immagini sono potenti, sono belle, sono anche commoventi, sono un argomento forte a favore di chi dice la guerra è orrenda, la guerra è pericolosa, però talvolta la guerra è anche utile, la guerra è anche... Avete visto la soddisfazione di quelle persone, la gioia, la felicità di quella gente che accoglieva gli invasori, quelli che avevano appena distrutto le loro stesse case. Perché erano contenti? Perché li avevano liberati da un male ancora peggiore. Allora, queste immagini vanno tenute a mente, ce ne dimentichiamo troppo velocemente, e quando parliamo di altre parti del mondo in cui qualcosa del genere forse potrebbe succedere, bene, torniamo con le immagini, con gli occhi a quelle immagini, qualche cosa ci possono dire. Il terzo millennio si è aperto con due guerre, giustificate dagli Stati Uniti e dai loro alleati con diverse argomentazioni. Sradicare le basi terroristiche in Afghanistan, distruggere le presunte armi di distruzione di massa in Iraq e, ultima, ma non per importanza, esportare la democrazia. La convinzione che con la guerra si possa anche promuovere la pace risale all'inizio del secolo scorso col presidente americano Woodrow Wilson, e da allora la si è riproposta in più occasioni. Ma i successi ottenuti durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania, Giappone e Italia non possono essere generalizzati. Anzi, secondo una ricerca del Carnegie Endowment for International Peace, gli Stati Uniti hanno quasi sempre fallito il proprio obiettivo quando hanno pensato di esportare la democrazia con l'impiego di forze militari. Pensiamo alla Libia. Il dopoguerra è stato un incubo e molti oggi rimpiangono il passato. Eppure l'intervento militare nasceva proprio per evitare che la rivolta popolare, sull'onda delle primavere arabe, venisse schiacciata nel sangue. Ma chiediamoci, se per ipotesi l'esportazione militare della democrazia fosse efficace, sarebbe questa una buona ragione per imporla? Nel preciso istante in cui si decide di ricorrere all'uso delle armi, il mezzo contraddice il fine. A pagare il prezzo della guerra non sono mai esclusivamente i dittatori di turno, ma gli stessi cittadini che si presume beneficerebbero del regime democratico fresco di importazione, nonostante la retorica delle bombe intelligenti. La democrazia non può essere esportata, ma occorre favorire dall'esterno il maturare di processi locali. Quando i mutamenti non nascono all'interno di una nazione, ma vengono imposti dall'esterno, si traducono in immani disastri. La storia dell'uomo è piena di guerre, ma con il tempo si sono elaborate delle norme per regolamentarle e renderle percorribili solo in alcuni casi. Eppure ciò non toglie che le guerre provochino delle devastazioni che sono difficilmente accettabili. E quindi ci chiediamo: le guerre
sono ineliminabili dal nostro essere umani oppure possono essere controllate ed eventualmente evitate dagli strumenti culturali a nostra disposizione? E ancora, esistono guerre più giuste di altre guerre? Oppure non esiste alcuna giustificazione per portare avanti un conflitto armato in nome di un principio che rischia di essere ancora più dannoso? E poi, l'aggressività implica in qualche modo il riconoscimento del nemico in quanto uomo? Oppure non è mai percorribile perché può portare la morte di un'altra persona? Insomma, guerra no, o anche sì a determinate condizioni?